composta di 6 persone ciascuna. Io e il mio collega comunicheremo degli indizi fondamentali per poter scoprire l'identità nascosta del personaggio protagonista della match. Ogni squadra sceglierà un capitano che avrà il compito di fornire a nome dei propri compagni la risposta corretta, prenotandosi grazie ai pulsanti che vedete. I concorrenti avranno a disposizione 15 secondi tra un indizio e l'altro per confrontarsi e scoprire l'identità segreta. Per ciascun personaggio verranno messi a disposizione 3 indizi, dal più complesso al più semplice. Al primo verranno assegnati 5 punti, al secondo 3 e al terzo 8, con la possibilità di una ed una sola risposta per ogni indizio. Al termine della manche, che sia stata scoperta o meno l'identità segreta, il personaggio romperà gli indugi presentandosi a voi, gentile pubblico. La squadra vincitrice avrà diritto a ricevere un premio, consegnato il quale seguiranno i saluti finali nostri e delle nostre identità segrete. Vi ringraziamo anticipatamente della collaborazione e speriamo di poter allietare al meglio la vostra lunga permanenza in questo studio scolastico, allestito in occasione della lunga, stupefacente notte del liceo classico. Iniziamo il gioco. Primo indizio. Le piacevano i gatti. Mi chiamo Cleopatra, il mio nome significa gloria del padre e sono vissuta nel primo secolo avanti Cristo. Come tutti, e sono stata anche l'ultima sovrana del regno Tolemaico d'Egitto. Come tutti gli egizi, ho adorato i gatti, animali considerati sacri nella nostra religione. Grazie al mio fascino sono riuscita a condurre 2 grandi condottieri, sono riuscita a sedurre 2 grandi condottieri romani, Giulio Cesare e Marco Antonio. Dopo il suicidio del mio amato Antonio, non potendo sopportare il dolore, affidai ad un aspide, un serpente velenoso, il compito di procurarmi la morte. Continuiamo con il prossimo personaggio, che è una delle eroine della Disney. Sono protagonista di uno dei più importanti film di animazione della Walt Disney. E lui è il mio migliore amico, un draghetto di nome Mushu. Abito in Cina, dove, per evitare che mio padre, ormai anziano invalido di guerra, fosse costretto ad adolarsi per una seconda volta, posso incendiarsi maschili e sono diventato un guerriero. In battaglia mi sono distinto per il mio valore. Ha salvato la Cina dai numerosi attacchi dell'esercito Andiamo avanti con il prossimo personaggio. Megin Aeide Tea Peleiade o Achilleos. Uno Menen e Miri. Achaios. Io sono Achille più veloce, figlio di Peleo e di Teti. Il mio maestro è stato Chirone e il grande cantore Omero mi ha reso protagonista, assieme a Ettore, della sua Iliade, che narra le gesta degli eroi greci e troiani durante la guerra di Troia. Dopo la cattura da parte del sovrano Agamennone e della mia schiava Briseide, ritornai in combattimento per vendicare la morte del mio amico Patroclo, uccidendo così il suo assassino, il troiano Ettore. La prossima identità nascosta. Attenzione all'immagine. Guarda, ciao Lenny,
Vuoi venire a giocare con noi? Noi siamo le sorelle Bears, ucciso nostro padre, e abbiamo spaventato il piccolo Daddy che gira per i corridoi dell'albergo con il suo triciclo, nel noto film Shining, tratto dal romanzo dello scrittore statunitense Stephen King. Prossimo personaggio. È nato in Germania. Se la sapete sono io. Domenico Raso, Armonica, suonerà per voi o okay.